A Malmo lo spettacolo si è chiuso ed è stata un'edizione per molti aspetti inedita dell'Eurovision Song Contest, ricca di colpi di scena, polemiche, critiche. Ricordiamo proprio qui per le vie di Malmo, in Svezia, le proteste degli attivisti praticamente tutti i giorni. A trionfare nella gara è stato Nemo, il cantante della Svizzera, icona LGBTQ, classe 99, ha trionfato con la sua The Code, si è raccontato, ha raccontato anche la sua vita. In questi giorni si è dichiarato una persona non binaria e invece per quanto riguarda San Marino, lo ricordiamo, il paese non ha partecipato alla finale. I Megara sono stati eliminati nella seconda semifinale. Nelle scorse ore sono stati resi noti i dati proprio relativi a questo. Il Titano si è piazzato 14esimo nella seconda semifinale, ha ricevuto 10 punti dalla Spagna, 3 dalla Georgia, 2 dal resto del mondo e 1 dall'Italia. Dunque si chiude qui questa esperienza di Malmo 2024 e andiamo a vedere il servizio con il riepilogo dello show della finalissima di ieri sera. Poi la linea può tornare a voi. Una vittoria in linea con i pronostici, quella della Svizzera rappresentata da Nemo con The Code. Performance da standing ovation per il giovane artista capace di utilizzare stili diversi e convincere il pubblico. È stata una delle rappresentazioni più queer dell'Eurovision finora ed è fantastico. Averne fatto parte è speciale. La vittoria al termine di una finalissima che ha tenuto tutti col fiato sospeso, soprattutto per le tensioni fuori e dentro la Malmo Arena, in un'edizione che entrerà nella storia, segnata dalle proteste pro-Palestina per le vie della città e le polemiche per la squalifica dell'artista dei Paesi Bassi, Just Klein. Fortissima la tensione durante tutta la serata, con contestazioni a Martin Ostedal, supervisore esecutivo dell'Eurovision. Sul piano della musica, uno show spettacolare. Al secondo posto l'altro favorito, Baby Lasagna, Croazia, capace di infiammare il pubblico e la sala stampa. Fuori dal podio la Francia. Altro colpo di scena con Israele, da mesi al centro delle critiche a livello di opinione pubblica per la partecipazione alla gara, se con il voto delle giurie nazionali il paese, rappresentato da Eden Golan, si era fermato in una posizione non incisiva della classifica, con il televoto è balzato direttamente al quinto posto. Angelina Mango deve invece accontentarsi della settima posizione, ma è stata una delle più amate da pubblico e giornalisti. Da San Marino 12 punti alla Svizzera e 10 all'Italia. Tra i brani più acclamati in sala stampa anche Zorra degli spagnoli Nebulosa, che però tornano a casa con la delusione di essersi piazzati agli ultimi posti della classifica.